Professor Foti? Presidente, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, Ti sente? blocca tutto, blocca tutto, blocca tutto, Tiziano. E Benissimo, basta, allora. benissimo, benissimo. Sì, io direi di fare così. Sì, mi sono scritto un attimo. L'istituto, ok. Va bene. Tiziano, parti. Bene, allora benvenuti a tutti alla prima assemblea in streaming dell'Istituto di Istruzione Superiore Denina di Saluzzo. Noi siamo qui riuniti su Meet insieme al dirigente scolastico Flavio Girodengo, alle nostre vicepresidi Daniela Cozzupoli, Michela Ghigo, Federica Viale. Ci sono anche i rappresentanti di istituto e i rappresentanti degli studenti. E questo è un momento, insomma, per stare tutti insieme, perché come essere a scuola, insomma. Io lascerei subito la parola al nostro dirigente che ha da dirci qualcosa. Buongiorno a tutti. Non ringrazio nessuno perché lo faranno i rappresentanti di istituto. È il primo esperimento, ne seguiranno altri. Cerchiamo di creare qualche stimolo interessante per tutti i ragazzi. So che magari qualcuno potrà essere demotivato o altro, però, come hanno già intuito i ragazzi, molti insegnanti si stanno dando da fare per cercare di rendere meno faticoso questo periodo e cercare di capitalizzare le attività che vengono fatte. Quindi vi auguro buon ascolto, ci sentiremo subito dopo Pasqua per altre attività. I rettori ci auguri di buona Pasqua, possiamo farle, sì, ma sono un po' pessimista, c'è una Pasqua strana. Comunque, almeno c'è un buon meteo per stare in casa. Lascerei la parola ai rappresentanti d'istituto direttamente. Ok, allora buongiorno a tutti, sono contento che siamo riusciti a trovarci tutti insieme per fare un'assemblea di istituto un po' diversa dal solito. Non siamo in un'aula o non siamo in un teatro, ma siamo dietro un computer. E quindi ritengo che sia una cosa molto interessante. Oggi verrà portata avanti una lezione che verrà relazionata dal professor Franco Giletta, che ringrazio. Passo la parola a Davide Barroero, l'altro rappresentante di istituto. Sì, io vorrei soltanto ringraziare molto brevemente i professori Foti, Cozzupoli e Meneghetti, sicuramente dimentico qualcuno che ha agito più dietro le quinte, che si sono occupati anche ieri e i giorni precedenti dell'organizzazione logistica di questa assemblea, quindi hanno reso possibile lo svolgersi di questa. E quindi un ringraziamento va a loro. Grazie. E, bene, quindi abbiamo sentito anche i rappresentanti degli studenti. C'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa prima che io passi la parola al professor Giletta, che magari ha piacere di salutare tra i miei colleghi o le vice, non so. Pensavo a questo. Bene, quindi se nessuno prende la parola, direi che è il momento di Franco. Franco, prego. Ciao a tutti i ragazzi, gli allievi dei tre istituti, quindi a nome del dirigente Girodengo, delle vice Federica Viale, Daniela Cozzupoli, Michela Ghigo, vi mandiamo un grande saluto e un grande abbraccio virtuale. Questa non vuole essere una lezione, ma piuttosto un momento di condivisione di sapere generalizzato. Era un'idea che doveva essere sviluppata durante la settimana della scienza. Molti di voi sarebbero stati protagonisti di quella settimana, purtroppo tutto è saltato per evidenti ragioni, e quindi cerchiamo tutti insieme, in un modo anche un po' sperimentale, di passare quest'ora, quest'oretta, in un viaggio virtuale nella grande tradizione della cultura italiana.
Mi preme ricordare che la mia materia diritto, che apparentemente sembra così lontana dal mondo dell'arte, forse anche della cultura, in realtà è forse la materia che più è addentro nel proteggerla. Non c'è anno scolastico in cui io non inizi le mie lezioni ricordando l'articolo 9 della nostra Costituzione. Occorrerebbe che questo articolo 9 fosse stampato letteralmente all'ingresso di tutti gli istituti scolastici italiani, perché questo articolo 9, voluto dai padri della nostra Costituzione, dice che la Repubblica promuove la ricerca e la cultura, ma soprattutto protegge il paesaggio e il patrimonio storico, artistico, culturale dell'Italia. Brevi e sintetiche parole che però devono farci riflettere, soprattutto in questo momento in cui siamo tutti costretti nelle nostre case. L'occasione di questa breve lezione, incontro virtuale, è la chiusura dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci è il più grande genio di tutti i tempi. Muore il 2 di maggio del 1519, vicino a Parigi, a Cloix, Amboise. E quest'anno, il 2 di maggio 2020, si concluderanno ufficialmente questi festeggiamenti. Bene, è l'occasione per poter parlare in realtà della grande tradizione culturale italiana, il Rinascimento in particolare. Quindi cercherò portarvi, accompagnarvi come sorta di guida virtuale attraverso la sua grande avventura umana e scoprirete delle cose interessantissime. Molti di voi avranno già approfondito fin dalle elementari il Rinascimento, la grande tradizione artistica italiana, per oggi cercheremo di dare un taglio non ordinario a questo viaggio. Quindi prepariamoci tutti insieme, cerchiamo di salire su questo autobus virtuale in una gita virtuale che la scuola vuole proporvi, vuole offrirvi più che altro per accendere nuove idee, per accendere la possibilità, quando tutto questo periodo sarà passato, di leggere nuovamente con occhi nuovi le straordinarie bellezze che ha il nostro paese unico al mondo. E vorrei solo ricordarvi brevemente alcuni numeri. L'Italia possiede il 70% circa del patrimonio storico, artistico, archeologico del mondo. È stato questo sancito dall'UNESCO. L'UNESCO ha sancito i beni che devono essere protetti dall'umanità, li ha sanciti, li ha individuati in tutto il mondo e ha sancito questo. L'Italia ha il 70% del patrimonio. Questo è un dato che ci deve fare riflettere. Io sono convinto che voi sarete la generazione che potrà dare il via anche ad un volano economico impressionante. Tutti voi, ascoltando i telegiornali in questi giorni, leggendo i giornali, avrete avuto notizie drammatiche, soprattutto anche in previsione di ciò che potrà succedere nell'economia del nostro paese. Bene, l'economia legata al turismo culturale in Italia deve ancora essere sviluppata, più di quanto non lo sia stata prima. E quindi questa deve essere un'occasione anche di riflessione sulle opportunità che ci saranno nel futuro. E se voi saprete cogliere l'occasione, sarete probabilmente la generazione che potrà finalmente fare vivere questo straordinario patrimonio che abbiamo. Noi passeggiamo, quando ci sarà di nuovo la possibilità di uscire dalle nostre case, in un luogo che è magnifico. La nostra è stata definita la penisola del tesoro, perché all'interno, in ogni città, in ogni quartiere di città, c'è la possibilità di scoprire qualche cosa che chi ha vissuto il passato ci ha regalato. È tutto gratuito, è gratuita la possibilità di passeggiare nelle città dell'arte, è gratuita la possibilità di andare a visitare i nostri straordinari paesaggi e le costruzioni che gli uomini hanno lasciato sul nostro territorio. Quindi con questa premessa saliamo su questo autobus virtuale e iniziamo un percorso che ci porterà a vedere, a rivedere, per chi già voi conosce, opere, invenzioni e intuizioni del più grande genio della storia, che è Leonardo da Vinci. Io inizierei con una immagine significativa, che è questo indice alzato. È un'opera della maturità di Leonardo che indica qualche cosa, probabilmente il mondo delle idee. Leonardo, più di tutti gli altri artisti, ha dato un'impronta alle proprie opere, alla propria conoscenza, pensando prima di agire. L'idea è alla base di ogni azione umana e non può esserci progetto senza un'idea iniziale. E quindi
questo che è il più grande artista di tutti i tempi, beh, lo possiamo incontrare vicino a noi. Siamo a Torino, questa è un'opera, una delle più famose opere del mondo, uno dei disegni più famosi del mondo, e si trova nella Biblioteca Reale di Torino. Non credo che tutti voi l'abbiate visto. Bene, quando passerà questo periodo vi invito caldamente ad andare. Non è sempre esposto, probabilmente tornerà ad essere esposto fra alcuni anni, ma sicuramente quello sguardo, quegli occhi che vi stanno guardando in questo momento davanti al video, bene, sono gli occhi del più grande genio di tutti i tempi. Perché se c'è una lezione che può servire a scuola, a noi professori e a voi allievi, è sicuramente quella di avere capito che lui è riuscito prima di altri ad integrare tutta la conoscenza umana. Non c'è branca del sapere che lui non abbia analizzato. Leonardo da Vinci è sicuramente il più grande genio di tutti i tempi per questo motivo, non solo perché è artista sublime, grande disegnatore, grande pittore, ma perché è riuscito con la passione della ricerca a capire che tutto poteva essere collegato. L'arte con la scienza, l'arte con la tecnologia, l'arte con la matematica, l'arte con la letteratura e poi ancora con la geografia, con la storia, con tutta la scienza umana. Non c'è branca del sapere, vi dicevo, che lui non abbia analizzato. Vi darò brevi dati per non essere noioso, ma occorre anche capire quando lui opera. Lui nasce nel 1452 e nasce ad Anchiano, una piccolissima frazione di Vinci nei pressi di Firenze. E i suoi natali non sono così fortunati, perché il babbo inizialmente non lo voleva riconoscere. Quindi ha un'infanzia particolare, diremmo noi, e non frequenta delle scuole ordinarie, ma grazie allo zio che si chiamava Francesco studia, probabilmente ha un'educazione di tipo privato, probabilmente qualche maestro privato. Bene, e nella sua infanzia però inizia la fase del genio, della sperimentazione, perché questo suo zio riesce a farlo interessare alla ricerca, la ricerca che è scientifica, che è sul suo territorio. Vinci, per chi non lo conosce, è una zona magnifica della Toscana, immersa nelle colline piene di ulivi. Bene, Leonardo Fanciullo vive in questa natura incontaminata e questo è il primo grande disegno che noi conosciamo. Lui, ventenne, che torna nel suo paese e realizza una visione dall'alto. Badate, questa visione è singolare, come se fosse già ripresa dall'altro, e vedremo che ci saranno delle implicazioni in tutto questo. Bene, lui giovane arriva a Firenze. Firenze in quel momento è la capitale culturale del mondo, potremmo dire, perché a Firenze il destino ha voluto che si incontrassero i destini non solo artistici ma anche culturali di buona parte della cultura del mondo. E, vi do una data. Lui, Leonardo, nasce nel 1452. Singolarmente, e così lo leghiamo a storia, nel 1453 crolla l'impero romano d'Oriente. Sembra la fine di un mondo e di fatto lo è, ma i sapienti, i grandi colti che vivevano in quelle zone erano i bizantini e emigrano, scappano anche per paura, e molti di loro arrivano in Italia passando attraverso il porto a Venezia. Bene, a Firenze c'è il destino che li aspetta, perché un uomo che si chiamava Cosimo il Vecchio decide letteralmente di chiamare a sé, pagandoli, questi grandi colti, perché ha un'idea, ecco la prima idea, quella di riproporre nel mondo loro contemporaneo, siamo nel 1453, la cultura dell'antica Grecia. La capacità di capire che è solo tramite la cultura che una civiltà può crescere. Bene, questo Cosimo il Vecchio chiama alcuni, uno di questi si chiama Argiropulo, che per molti di voi non indicherà nulla, ma in realtà era un grande sapiente che porta con sé molti libri. Ecco l'importanza della cultura trasmessa agli altri, di maestri in discepoli. Questi libri formeranno le nuove generazioni. Ma soprattutto a Firenze opera un genio della diplomazia, un grande capo di Stato, lui si chiama Lorenzo il Magnifico, lo vedete in una raffigurazione fatta da Giorgio Vasari, un altro genio dell'epoca, pittore, scultore e anche letterato. Bene, Lorenzo il Magnifico porta, diremmo, alle estreme conseguenze questa novità, e lui a tutti gli effetti il regista del Rinascimento italiano. Lorenzo il Magnifico è di una famiglia ricchissima, e di banchieri fiorentini, ma come il nonno, Cosimo il Vecchio era il nonno,
capisce che solo con la cultura che si possono fare nuove sperimentazioni, che si può costruire un mondo nuovo. E allora chiama a sé tutti i più grandi letterati dell'epoca, vi dirò dei nomi che per molti di voi non significheranno nulla, ma vi invito ad andarli poi a cercare. Uno si chiama Pico della Mirandola, era un letterato straordinario, arrivava proprio da Mirandola, un paesino dell'Emilia Romagna, aveva una particolarità, riusciva a ricordare tutto, era una sorta di computer moderno, aveva una capacità di memorizzare dati e luoghi e personali che era impressionante. Altri si chiamano Angelo Poliziano e poi ancora Marsilio Ficino. Bene, questo Marsilio Ficino, per darvi l'idea della visione che avevano i personaggi dell'epoca, si guadagna un'intera villa traducendo un unico libro che questi bizantini avevano portato a Firenze. Voi direte, in fondo tutto questo che cosa può servire? In realtà quest'uomo, Lorenzo Magnifico, riesce in quegli anni a pacificare l'Italia e lo fa non solo tramite la sua straordinaria abilità diplomatico e di politico, ma anche e soprattutto grazie alla cultura. Lorenzo Magnifico fin da piccolo, tramite la scuola del nonno, aveva letto tantissimi testi, aveva una sete infinita di conoscenza. Sembra che quell'epoca, siamo quindi attorno al 1470, 1480 fino al 1492, la data della morte di questo signore, bene, sembra che il mondo, soprattutto a Firenze, sia assetato letteralmente di sapere, e nasce quell'epoca straordinaria che è il Rinascimento. L'Italia, possiamo dire, vi ho dato dei numeri prima, il 70% del patrimonio culturale. È stata prima sicuramente nel mondo la superpotenza due volte almeno. Lo è stata nell'antica Roma, ma in quel caso Roma conquistava con le armi gli altri stati, ma lo è stata soprattutto durante il Rinascimento. Il Rinascimento rappresenta il momento più straordinario di fioritura e rifioritura della cultura del mondo. Il Rinascimento nasce in Italia grazie a queste persone che mi auguro da oggi vedrete con un occhio diverso, e si diffonde poi in tutto il mondo. E possiamo dire che ancora oggi noi viviamo in una cultura che è imbibita di umanesimo e l'uomo è al centro del mondo. Bene, questa premessa è necessaria per capire la personalità di Leonardo, perché immaginate, Leonardo arriva alla vostra età, in fondo è adolescente, dai 12 ai 16 anni va a lavorare in questo palazzo. Io sono stato più volte a Firenze e finalmente sono riuscito a trovare il palazzo in cui Leonardo da giovane entra nella bottega di un grandissimo artista. Il genio dell'epoca di Firenze si chiamava Andrea del Verrocchio. Non credo che tutti voi lo conosciate. Bene, sappiate che è stato il maestro di Leonardo. Senza di lui, Leonardo, il più grande genio della storia, non avrebbe potuto operare. Ecco, questo palazzo è apparentemente insignificativo ed è nella parte storica di Firenze anche un po' abbandonato. Vi dico, per chi di voi vorrà tentare un giorno di andarlo a trovare, è in una via vicino a una chiesa che si chiama Sant'Ambrogio di Firenze, un po' defilato rispetto alle grandi vie del centro piene di turisti, ed ha attualmente al posto di quella bottega che è stata la fucina di tutti i geni una piccola vineria e una piadineria. È un luogo oggi ordinario, ma con le ali della fantasia noi proviamo a ripensare che cosa succedeva più di 500 anni fa. Quando Leonardo arriva in questo palazzo, entra nella bottega. La bottega era il luogo dove si imparava, dove le persone della vostra età andavano letteralmente a scuola e si imparavano attività pratiche. Il Verrocchio era un tuttologo, potremmo dire. Anticipa in fondo la personalità di Leonardo, perché era allo stesso tempo un grande pittore, un grande disegnatore, era uno scultore, era architetto, ma era anche un ingegnere, era anche un grande artigiano ed era anche orafo. Leonardo a 13 anni arriva in questo luogo dove questo palazzo al suo interno, un grande cortile, si stava realizzando una grande opera. Per chi di voi è stato a Firenze, Verrocchio stava realizzando la sfera che c'è sulla punta della grande cupola di Santa Maria del Fiore, la cupola che rappresenta Firenze. Bene, Leonardo arriva, ma la cosa più singolare, sembra che il destino abbia dato l'appuntamento a tanti geni, conosce grandissimi artisti che avevano in fondo la sua età, erano adolescenti come lui, che a loro volta diventeranno i maestri degli altri grandi artisti che conoscete.
Sicuramente, se non siete appassionati di storia dell'arte, il nome di Leonardo da Vinci lo avete già sentito, anche quello di Michelangelo lo avete già sentito, anche quello di Raffaello, di cui tra l'altro da 2 giorni è iniziato il cinquecentenario. Raffaello, pensate, morì giovanissimo, solo dopo un anno rispetto a Leonardo, morì il 6 di aprile del 1520 e il 6 di aprile 2020, proprio l'altro ieri, si sono aperti i festeggiamenti e ci saranno grandi celebrazioni rispetto a Raffaello. Bene, vi faccio vedere alcuni volti, per voi forse non significativi. Questo personaggio simpatico è Andrea del Verrocchio. Io lo definirei il maestro di tutti i maestri, perché guardate chi va a bottega da lui, diremmo noi a scuola, all'Università della Vita dell'Arte. Questo signore che si chiama Ghirlandaio, non credo che tutti voi lo conosciate, ma lui, Ghirlandaio, diventerà il maestro di questo che voi conoscete, si chiama Michelangelo. Quindi Verrocchio insegna a Ghirlandaio, il quale insegna a Michelangelo. Poi c'è quest'altro simpatico signore, si chiama Alperugino, perché arriva da quelle zone da Perugia, amico di Leonardo in bottega e il maestro di Raffaello. Franco, ti interrompo solo un attimo, stai condividendo immagini? Sì. In questo momento no, perché non si vede lo schermo, quindi ti chiedo, riprova. Ti dico quando. Ecco, ci siamo. Perfetto. Ma allora vi faccio rivedere le immagini che si sono perse velocemente. Dimmi Valentino se si vede questo. Sì, vediamo tutto. Prego, puoi procedere. Bene. Ecco, questo simpatico signore, vi dicevo, è il maestro di tutti i maestri. Lui è Ghirlandaio, che diventerà il maestro di Michelangelo, che invece ovviamente conoscete per fama. Lui è Perugino, che diventerà il maestro di Raffaello. E un altro amico di bottega che lavora con lui è Botticelli. Quindi pensate, Botticelli, Leonardo, Perugino, Ghirlandaio e Verrocchio sono dei geni assoluti, il destino ha voluto farli incontrare in pochi metri quadri, che non so se siete riusciti a vedere prima, ma ci tengo particolarmente, quindi torno indietro con l'immagine, in questo palazzo che si trova nel centro di Firenze. Apparentemente insignificativo, invece ci sarebbe la necessità di mettere una grande targa, perché all'interno di quel palazzo si sono formati direttamente o indirettamente tutti questi geni di cui vi ho parlato. Questa è la prima opera che conosciamo di Leonardo. In realtà è un'opera fatta con il maestro. Mi auguro che possiate vedere il cursore. Bene, il maestro si occupa di questa parte, dove c'è il San Giovanni e il Cristo, e Leonardo dipinge questo piccolo angelo. Botticelli dipinge l'angelo che sta a fianco. Dovete sapere una cosa, che Leonardo, non appena dipinse questa parte di dipinto, ebbe subito un effetto clamoroso. Pare che il suo maestro, questo Andrea del Verrocchio, vistosi superato in bravura dall'allievo, decise di non dipingere più. Infatti, dopo quest'opera del Verrocchio, noi conosciamo solo più sculture o progetti di altra natura. Leonardo quindi entra all'interno della bottega e si addestra e si allena del disegno. Guardate che disegni straordinari riesce a fare ad un'età attorno ai 20 anni, 18-19, e inizia e fa i suoi primi ritratti. Questo è il primo ritratto ufficiale con cui Leonardo si presenta nella Firenze dell'epoca. È la moglie e la figlia di un grande banchiere fiorentino e lui la ritrae molto pallida, perché lei era una grande studiosa, con della natura alle spalle, utilizzando uno dei primi a Firenze che lo fanno, la nuova tecnica che è la pittura ad olio, che arriva dalle Fiandre, dalle zone fiamminghe. Questo è il primo capolavoro però pubblico di Leonardo, perché lui lo realizza per una chiesa fiorentina, ma singolarmente non lo finirà. Vi spiegherò adesso a breve le ragioni, ma in questo dipinto c'è già tutto il suo genio, è come se veramente iniziasse a presentare al mondo la sua capacità di rappresentare su una superficie piana, bidimensionale, quindi che di per sé è ferma, la capacità di rappresentare il movimento delle persone. È un'occasione quella dell'adorazione dei magi per dipingere, e in realtà lui la utilizza per iniziare a realizzare delle figure in movimento.
spero che abbiate la possibilità di vederlo tramite il vostro video, rappresenta natura, architettura e umanità contemporaneamente. Teniamo presente questo aspetto. Leonardo da quest'opera inizia a parlarci con tutte le lingue della conoscenza. E un'occasione è quella di utilizzare il disegno e la pittura. In realtà lui inizierà ad analizzare, mi auguro che vediate il cursore, le montagne, la natura, quindi c'è il Leonardo geologo, c'è il Leonardo che studia il mondo animale e vedremo a breve i cavalli e poi ancora la botanica con gli alberi e soprattutto Leonardo che studia l'anatomia delle persone e per la prima volta riesce a realizzare in dipinti cose che sembrano reali. Bene, questo dipinto non lo finisce, non lo conclude perché Lorenzo il Magnifico ha per lui una magnifica, diremmo noi, dà a lui una magnifica possibilità ed è quella di trasferirsi in un'altra capitale del periodo. Lui vive a Firenze e non subito come genio è accettato. Lorenzo il Magnifico probabilmente intuisce che questo ragazzo, più che ragazzo, ha delle doti eccezionali perché è tuttologo, perché già all'epoca si capiva che si occupava con la stessa facilità di matematica, di geometria e di lettere, e lo invia come ambasciatore della cultura fiorentina a Milano. Ecco, Leonardo arriva alla soglia dei 28 anni e 30 nell'area milanese e per lui è una grande novità e sarà l'occasione che letteralmente gli cambierà la vita. Quindi ci sono due grandi città nella sua esistenza, che sono Firenze e Milano, ma sarà a Milano che il suo genio esploderà in modo incommensurabile e lo farà alla corte di questo signore. Questo non è un dipinto di Leonardo, ma è il ritratto di Ludovico il Moro. Quindi vedete che stiamo viaggiando attraverso la storia dell'Italia, la sua straordinaria geografia. Bene, Ludovico il Moro tenta le stesse carte di Lorenzo il Magnifico. Si conoscono e lui ha una grandissima stima di Lorenzo il Magnifico e probabilmente chiede a Lorenzo il Magnifico qualcuno che possa far diventare magnifica anche Milano. E quel qualcuno si chiama Leonardo. Pensate una cosa, ed è divertente. Leonardo, per presentarsi a questo signore, non si presenta come pittore o architetto e scultore qual era, ma soprattutto come ingegnere civile, idraulico e militare. E lo fa con questo documento. E questo è letteralmente il primo curriculum della storia. Allora, chi di voi, per esempio, sta frequentando la Quinta, ma anche gli altri amici della Terra, della quarta, vi inviterei ad andare a cercare il curriculum di Leonardo, perché è il primo vero esempio scientifico di curriculum, quindi anticipa anche i tempi in questo senso e lo fa facendo una presentazione in cui ovviamente esalta le sue capacità, ma sempre rapportandole a ciò che sanno fare gli altri. E quindi lui dirà: io come gli altri so realizzare delle architetture, come gli altri so realizzare delle canalizzazioni, o forse anche meglio. E poi in fondo, quasi dovesse vergognarsene, gli ricorda anche che è artista e pittore. Vi dicevo, Leonardo riesce a presentarsi e poi improvvisamente a diventare il ritrattista ufficiale della corte milanese. Mi auguro che possiate vedere questo dipinto che ho cercato di condividere. Lei si chiama la dama con l'ermellino. Chiedo poi a Foti eventualmente una conferma della visione, perché è un dipinto essenziale nella trasformazione. Sì, confermo. Del genio leonardesco. In questo c'è tutto. C'è Leonardo che porterà la Gioconda, c'è Leonardo che analizza a fondo l'anatomia delle persone, c'è Leonardo che ama la natura, ama gli animali e li fa diventare protagonisti dei propri quadri e c'è Leonardo soprattutto che ha una visione verso il futuro. In fondo lei che guarda oltre questo dipinto è come se andasse a guardare il suo futuro che è anche il nostro, che è fatto di luce. Lei è nell'ombra, nell'oscurità, bene, è rivolta con lo sguardo verso qualche cosa di nuovo. Ed è addirittura sorprendente questo nuovo, perché Leonardo stesso riesce ad imprimere una torsione all'animale che ce lo fa pensare quasi come una sorta di fotografia, è come se fosse una sorta di primo selfie della storia. Riesce a imprimere un movimento ad un'immagine che altrimenti sarebbe statica. Guardate, lei si volta da un'altra parte. Se guardate il busto, era rivolto verso una direzione, lei
va in una direzione opposta, con questa oscurità alle spalle, perché dovete sapere, l'interesse di Leonardo era anche quello di sorprendere le persone, e quindi questi dipinti che erano appesi nei muri dei grandi castelli dell'epoca dovevano essere una sorta di apparizione della persona. Leonardo in questo dipinto probabilmente inventa letteralmente la fotografia anticipandola, con tutta la sua sensibilità. Farò scorrere velocemente altri ritratti perché voglio andare verso aspetti di Leonardo che forse sono più suggestivi per la vostra età e vi possano interessare. Soffermiamoci un attimo su questo dipinto. Questa si chiama La Vergine delle Rocce ed è un dipinto singolare perché in questo caso anche la narrazione di Leonardo è a 360 gradi. C'è la natura, c'è la capacità di Leonardo di studiare le acque, le rocce, la botanica e poi soprattutto le persone. Ma le persone sono analizzate ovviamente nella loro perfezione estetica. Leonardo è il più grande disegnatore dell'epoca, ma soprattutto riesce ad analizzarne la psicologia profonda e agendo su suggestioni. Molti di voi che studiano psicologia studiano quello che noi chiamiamo il linguaggio non verbale. Bene, Leonardo, anticipando di secoli, ci spiega il linguaggio non verbale, che è quello fatto dei gesti e non certo delle parole, prima che la psicologia moderna lo possa scoprire ed analizzare. E lo rivedremo in tantissime altre opere. Guardate che meraviglia, questo è un altro dei disegni che sono conservati qua a Torino insieme all'autoritratto di Leonardo che vi invito poi ad andare a visitare. Siamo a 50 chilometri da questi capolavori assoluti ed è lo studio per questo che è l'angelo che si trova al Louvre. Vi faccio vedere una particolarità che è un po' dell'inquietante. Torno indietro sull'immagine. L'angelo è questo, è seduto sulla destra. E questo dipinto ha una storia singolare anche dal punto di vista del diritto contrattuale, perché una volta terminata non viene consegnata, ma non viene consegnata perché Leonardo ha qualche cosa da dire con i committenti. Leonardo amava anche scherzare a volte. Bene, se voi guarderete con un ingrandimento questa zona che vi indico, scoprirete stranamente che l'angelo non ha un piede normale, ma una zampa di leone. Quindi era un messaggio criptico che Leonardo amava nascondere nelle sue opere. Questa è la seconda versione che invece verrà poi consegnata, invece si trova a Londra. Quindi immaginate le opere di Leonardo che oggi si trovano nei musei di mezzo mondo per rendere grande ancora di più l'idea del genio rinascimentale. Questo è uno degli altri ritratti che lui faceva a corte, è singolare perché ritrae un musico. Lo capiamo perché quest'uomo ha un cartiglio con una melodia che qualcuno poi ha cercato anche di suonare, risuonare nel nostro periodo. Perché Leonardo era anche musico, probabilmente questo è il ritratto di un suo amico musicista e Leonardo allietava le serate di Ludovico il Moro anche suonando. Leonardo è anche scenografo e anche regista di grandi feste, ma Leonardo è soprattutto un grande disegnatore che può fare grandi monumenti e questo è il primo studio che lui realizza per un monumento che Ludovico il Moro voleva fargli realizzare, il monumento a Francesco Sforza, un grande condottiero. E allora Leonardo si mette all'opera e voglio farvi notare questo disegno perché è alla base di ciò che vi dicevo prima, l'idea prima di tutto. Lui vuole ideare qualche cosa che non si era mai visto prima e prova ad andare nei campi dove ci sono degli allevamenti di cavalli e li va a copiare come se facesse una fotografia. E la cosa singolare, guardate, mi auguro che possiate vedere il cursore, lui inizia a disegnare dal vivo questi cavalli che si impennano, bene, e inizia a disegnarli nel loro movimento. Chi di voi ha studiato storia dell'arte, ha studiato il futurismo del Novecento, bene, in questo piccolo disegno lui anticipa il futurismo. È come se lui avesse qua una macchina fotografica con una sovraesposizione e facesse vedere il movimento delle zampe del cavallo. È qualcosa di assolutamente inedito per l'epoca. Studia questi cavalli, ha l'idea del monumento, ha l'idea anche di che cosa mettere l'elmo di questo grande personaggio, ma soprattutto, ed arriviamo a Leonardo inventore e ingegnere, studia anche come fondere questo grande cavallo. Dovete sapere, lui lo realizza in Creta, è alto quasi 8 metri, lo conclude, ma poi succede qualcosa di terribile e
spesso Leonardo dovrà confrontarsi con grandi fallimenti, o per colpa sua o per colpa di qualcun altro. Bene, Ludovico il Moro perde il potere, arrivano i francesi, conquistano Milano e, ironia della sorte, molti soldati francesi si allenano con le loro balestre a distruggere il grande cavallo che aveva realizzato Leonardo in Creta, in terracotta per intenderci, perché quel cavallo avrebbe potuto essere fuso in bronzo, si dice. Per fare una statua in bronzo, come quelle che voi magari avrete visto nei musei o nelle nostre piazze, ebbene, bisogna prima realizzare la statua in terracotta e poi studiare una struttura per la fusione liquida del bronzo, che poi solidificandosi prende la forma della creta. Bene, lui studia anche la struttura, questa è la struttura, la maglia che doveva contenere la struttura per fare questa fusione in bronzo. Lui si occupa di tutto. Bene, questo, chi di voi andrà a Milano all'ippodromo, è una copia che esattamente 500 anni dopo alcuni americani hanno voluto donare alla città di Milano. È alta circa 8 metri ed è quasi, non esattamente, come Leonardo l'aveva progettata. Quindi Leonardo aveva avuto un'idea, per l'epoca c'era chi lo considerava pazzo nel realizzare il cavallo più grande di tutta la storia, perché mai nella storia si era fatto un cavallo così grande. Dopo 500 anni qualcuno è riuscito a realizzarlo. L'idea è superiore alla realizzazione. Se uno ha un'idea, prima o poi la realizzerà. Questo è uno dei messaggi. Questo è l'altro grande capolavoro che troviamo a Milano. Quindi pensate, a fare questa visita virtuale, siamo partiti con il nostro autobus virtuale da Firenze, siamo arrivati a Milano e adesso andiamo a Santa Maria delle Grazie. Entriamo in questo refettorio e troviamo questa meraviglia. Questa è l'ultima cena. Tra l'altro siamo anche in tema pasquale. E proprio in questa settimana c'è la rappresentazione di ciò che Leonardo pensa di regalare a noi. Cioè l'ultima cena. E c'è Gesù con gli apostoli. Ma che cosa fa di singolare? Bene, lui utilizza tutte le sue conoscenze. Potremmo dire che in quest'opera c'è la sintesi di tutto il suo pensiero, perché c'è Leonardo architetto, perché tutta la scena è ambientata in questa straordinaria architettura, quindi c'è Leonardo scenografo, c'è Leonardo che conosce bene la natura, perché vediamo oltre le finestre un paesaggio, c'è il Leonardo che analizza gli alimenti addirittura, che analizza i bestiari e che soprattutto analizza la psicologia delle persone. Leonardo, dopo aver, tra virgolette, inventato la fotografia con quegli straordinari ritratti, qua è come se inventasse la cinematografia, perché riesce a imprimere un movimento ad una pittura che di per sé è muta, è statica e bidimensionale. E in questo c'è anche Leonardo un po' sconfitto dalle sue stesse intuizioni, perché dovete sapere, per la prima volta della storia, ed ovviamente non poteva che essere Leonardo a provare a farlo, lui non fa un affresco tradizionale. Affresco vuol dire fare una pittura a tempera sul muro, quando ancora l'intonaco del muro è fresco e quindi i colori penetrano nell'intonaco e restano, potremmo dire, noi eterni. Siccome per fare la pittura a tempera però bisognava fare le cose velocemente, Leonardo non ama la velocità, vuole la lentezza, decide di dipingere ad olio su muro. E questo è il risultato. Il dipinto appena realizzato era straordinario nei colori, nelle ombre, ma immediatamente è iniziato a sgretolarsi, diremmo noi. E grazie a dei restauri recenti, in queste condizioni, ma dovete immaginarlo con degli scuri, dei colori più squillanti, insomma più visibile. Bene, Leonardo sperimenta continuamente, sperimenta anche in questo che era il suo capolavoro e in parte ne esce sconfitto, ma vedremo che questa è la forza di Leonardo ed è un altro dei messaggi che ci dà e vorrei che condivideste anche voi. Leonardo, nonostante le sconfitte dovute alle sue intuizioni, a volte anche errate, si risolleva ogni volta, e questa è la speranza che diamo anche all'Italia, anche da questa particolare situazione sono convinto ci risolleveremo, come nell'esempio suo. E guardate la straordinaria capacità del linguaggio non verbale. Se nella Vergine delle Rocce aveva iniziato a parlare in questo modo, guardate le mani dei personaggi, sono tutte in linea.
Questo è il momento in cui Gesù dice agli apostoli: qualcuno di voi mi tradirà. E allora guardate la struttura geometrica. A tre sono descritti nei loro moti dell'animo. C'è questo che si alza come a dire: ma no, non è possibile. L'altro dice: non credo a ciò che sento. L'altro alza un dito, e quel Tommaso che poi si chiederà sempre e gli chiede: ma sarò forse io? Altri rispondono: non ci posso credere. Guardate questo azzurro, dice: ma cosa sta dicendo? E l'altro dice: ma l'hai sentito anche tu? Certo, lo sta dicendo. E poi i tre, che sono i tre protagonisti: Giovanni, che è quello che in fondo sa tutto, Pietro, che chiede a Giovanni: ma tu hai sentito qualcosa? E Giuda è il traditore. Pensate, tutte e tre sono raggruppati per fare rappresentare psicologicamente le tre diverse reazioni di tre persone che si trovano tutte e tre contemporaneamente nello stesso luogo. Guardate la prospettiva, per voi che fate studi di geometria, quindi agli amici che studiano per i geometri, ma anche all'ITIS e al legno, la sezione pellico, che studiano attentamente con i colleghi la prospettiva. Questa è la scuola della prospettiva. Prospettiva vuol dire riuscire a dare la sensazione di trovarci in quel luogo e in un piano bidimensionale. E allora Leonardo, che l'aveva imparata benissimo, questa prospettiva alla bottega del Verrocchio, qua la mette in occasione perfettamente all'opera e individua nell'occhio di Gesù il cosiddetto punto di fuga, che è la linea che incontra, guardate qua, io col cursore cerco velocemente di farmi incontrare all'orizzonte. Quindi è una strategia questa da grande scenografo, da grandissimo regista qual è Leonardo. Lui non lascia niente al caso, e sappiate che con questo dipinto la storia dell'arte si trasfigura, non sarà mai più come prima, perché a questo dipinto andranno a vedere tutti i grandi pittori che di lì a poco passeranno a Milano e nascerà la nuova scuola della pittura moderna. E questi sono gli studi preparatori, li ho inseriti per farvi capire come Leonardo annotasse. Dovete sapere che Leonardo andava nelle osterie della Milano dell'epoca e si portava un taccuino e copiava tutte le persone che trovava. E non solo, Leonardo, vi dicevo, realizza le grandi feste per conto di Ludovico il Moro, ma fa anche le decorazioni dei palazzi, e guardate un po', studiando i palazzi inventa qualcosa di straordinario. 500 anni prima dell'invenzione delle metropolitane, dei tunnel, Leonardo inventa la città del futuro, che è quella che viviamo noi, la città a più piani. Qua è rappresentata nella sezione la piazza con i palazzi, e alla base invece vedete le cantine, i luoghi in cui si possono trasportare anche le merci. Questo è ancora più significativo, è come se lui avesse individuato le nostre stazioni ferroviarie sotterranee, le nostre metropolitane, con queste che sono le sezioni di tunnel sotterranei in cui lui dice si possono trasportare le merci in modo tale da non intasare il traffico. Pensate, lui pensava già ad un traffico di una città moderna, e quindi abbiamo Leonardo che ha la visione per il futuro. E non pago, lui cerca anche di approfondire l'anatomia, e come studia il corpo di una persona, così studia le architetture. Leonardo arriva a Milano e gli danno come incarico la possibilità di realizzare una piccola cupola all'interno del Duomo di Milano, che poi non realizzerà lui, ma aiuterà altri a realizzare. Quindi vedete che Leonardo spazia in tutti i campi, e se vogliamo qua parliamo di geografia, ma anche di astronomia, perché in realtà questa è la prima piantina di Imola che lui realizza, ed è la prima piantina di tipologia moderna. È come se Leonardo avesse già ideato un drone in grado di fotografare letteralmente dall'alto con le sue vie una città, una sorta di Google Maps ante litteram. Leonardo ha veramente la capacità di volare, ma non solo, con l'immaginazione. Questa è un'altra cartina che lui realizza per le coste della Toscana, perché in un angelo che lui dipinge quando era giovane forse c'era già l'idea di qualcosa che andrà a realizzare di lì a poco, ed è l'idea del volo. Ecco quell'indice con cui abbiamo iniziato la relazione, che punta verso l'alto, punta probabilmente verso il cielo, per dirci: un giorno riuscirò a volare. E Leonardo questo sogno lo realizza secoli prima di altri uomini. Solo secoli dopo l'uomo riuscirà a volare, ma lui con i suoi studi,
Guardate questi singolari disegni in cui alterna lo studio della botanica al volo degli uccelli, bene, realizza questi straordinari marchingegni. Un'altra cosa singolare di Leonardo, lo dico agli amici dell'ITIS, dei geometri che progettano, dovete sapere che nel momento in cui lui disegnava, realizzava un progetto, bene, quello era realmente funzionante. Cioè riusciva a disegnare e immediatamente nel disegno realizzare qualche cosa che se noi provassimo a costruire nella realtà sarebbe funzionante. Questo è il genio assoluto. È un uomo che anticipa di secoli le intuizioni di altre persone. E allora prova, vedete questo minuscolo disegno, a fare una grande ala che un uomo sollevando da terra cerca di fare agire. E ancora, studia nella natura come fanno gli uccelli a utilizzare le ali per volare. Altro disegno che abbiamo qua vicino a noi, sempre a Torino, vi consiglio di andarlo a vedere, e il futuro che noi viviamo scritto nel Cinquecento. Continuando a realizzare questi argani, queste strutture, inventa l'elicottero. Questa è la prima struttura che porterà all'idea dell'elicottero e realizza, questo sono delle strutture realizzate poi nel Novecento, delle macchine volanti, non ne realizza una sola ma più. E guardate, dovete sapere un'altra cosa, mentre c'è stato un periodo in cui si sosteneva che Leonardo non avesse mai provato a realizzare il volo, in realtà sono usciti dei documenti che ci parlano di un suo allievo che si chiamava Zoroastro, e già il nome ci dà l'idea del personaggio un po' folle che doveva anche essere, che invece avrebbe tentato il primo volo della storia. Quindi il primo volo della storia c'è stato realmente, è stato effettuato dal Monte Ceceri, che si trova a Fiesole, sulla collina toscana, e lo avrebbe realizzato riuscendo a planare per un migliaio di metri ad un'altezza non troppo alta. E sono convinto che anche Leonardo abbia provato a realizzare il volo, cioè non lo abbia solo realizzato nei disegni, ma nelle sue idee, perché in un famoso scritto ricorda che quando voi avrete preso il volo e sarete andati nel cielo, tutto il resto della vostra esistenza lo passerete nella speranza di ritornarci. Perché Leonardo inventa anche il paracadute. Questo disegno che avevo anticipato. Leonardo inventa salvagente. Pensate, così come ci si libra nell'aria, lui disegna queste onde fluttuanti nell'acqua e ci regala l'idea del salvagente. Non solo, questo è il primo disegno del palombaro della storia. Leonardo studia anche per ragioni militari come fare sopravvivere delle persone sott'acqua. Insomma, è qualcosa di incredibile. Continua però a disegnare, a realizzare opere, e a Firenze nel 1503 inizia quello che è il capolavoro più conosciuto della storia dell'arte, la Gioconda, Monna Lisa. Sappiate che questo dipinto lo inizia nel 1503, ma lo porterà avanti tutta la vita. Lui morirà nel 1519, se lo porterà dietro nelle vicinanze di Parigi e continuerà a dipingerci, in una sorta di opera che continua a vivere a fianco di Leonardo. E vi chiederete perché un'opera così importante, in fondo a molti non piace, in fondo a qualcuno provoca addirittura delusione. Bene, intanto è il più importante del mondo perché si trova a Parigi e dobbiamo riconoscere ai francesi una grande abilità, quella che è del marketing, della strategia, dell'economia, dell'arte, che dovremmo noi copiare letteralmente da loro. Se voi fate una ricerca su Google, sui motori di ricerca, e mettete il nome arte, il 90% con questo nome esce la Gioconda, un dipinto pensato, ideato in Italia e poi portato da Leonardo in Francia. Ed è giusto che sia al Louvre, perché Leonardo se lo portò con sé in Francia dal re di Francia e lo lasciò poi in dono. Quindi è giusto che la Gioconda sia al Louvre, ma è altrettanto giusto che noi ne possiamo rivendicare la paternità, perché il Rinascimento è rappresentato da quest'opera che ha tutto, ha tutti gli elementi della terra, al fuoco del sole, all'acqua dei fiumi e dei laghi, alla roccia, alla terra e all'aria, i quattro elementi della natura che sono mirabilmente sintetizzati. Tutto di questo dipinto ci parla dello studio, della natura, delle rocce di Leonardo, lo studio dell'anatomia, lo studio della tecnica, del disegno, della prospettiva, ma soprattutto lo studio della psicologia, lo studio dell'anima. Questo volto che ci guarda è diventato eterno. E la Gioconda vive oltre Leonardo e vive oltre noi stessi, perché ci parla di una cosa fondamentale, che è la
voglia della conoscenza, è la ricerca, è l'amore per l'arte e per il bello, ma soprattutto una ricerca inesauribile che accompagnerà Leonardo in tutte le sue opere. In questo c'è una battaglia che lui nello stesso anno realizza a Firenze, la battaglia di Anghiari, ma che andrà persa. Questa è la grande seconda sconfitta di Leonardo. Doveva fare questo che era l'affresco più grande dell'epoca, in realtà usa un'altra tecnica ancora, e anche questa volta fallirà, ma anche questa volta riuscirà a risollevarsi, perché quel dipinto, fino a quando è stato visibile, era stato chiamato la scuola del mondo, perché in questo Leonardo imprime l'ulteriore movimento, parla della violenza della guerra, quindi cerca di censurarla, ma allo stesso tempo un'occasione per parlare del mondo, delle cose belle, delle cose brutte, e studiando gli arnesi di guerra, perché lui poi alla corte milanese e poi di Cesare Borgia studierà anche strutture militari, guardate qua, e realizza delle strutture che anticipano letteralmente le armi moderne, purtroppo, e lui di questo era anche consapevole. Realizza il primo carro armato, e questa è stata una struttura che è realizzata nel Novecento con cannoni, e all'interno c'erano delle persone con argani che spostavano questo che sembra quasi un disco volante, e che è in realtà un carro armato. Leonardo aveva queste intuizioni, e sapete che cosa fece a un certo punto? Resosi conto che queste potevano essere delle armi di distruzione di massa, le nasconde, lascia questi disegni e li dà a un suo allievo che si chiamava Francesco Menzi. Qua inventa la mitragliatrice, cioè lui era in grado di agire su tutti i settori. Qua inventa un'enorme struttura, guardate l'uomo quanto è piccolino, e semovibile. Insomma, Leonardo cerca di applicare queste sue conoscenze poi anche all'ingegneria idraulica, e realizza dei ponti, questi sono dei ponti semoventi che ancora oggi sono utilizzati nella pianura padana in alcune zone. Realizza però un'altra cosa importante, studiando il primo carro armato della storia, lui in realtà inventa la prima automobile, o meglio ancora, cerca di realizzare quello che è il primo automa della storia. Vedete qua queste strutture, queste rondelle, queste, bene, questo è il primo robot della storia per gli amici dell'ITIS, un robot in grado di muoversi autonomamente e di generare stupore. Immaginatevi le persone dell'epoca, lui realizzò con questa metodologia un enorme leone che camminava e apriva la bocca e faceva uscire dei fiori in onore del re di Francia. Pensate che meraviglia per l'epoca. Lui va a Roma un periodo, studia l'antichità. Bene, a Roma c'è qualcuno che lo celebra, si chiama Raffaello. Mi piace mettere insieme questi due geni, e se non vi disturberò molto, magari quest'anno, il prossimo anno scolastico, potremmo dare anche un appuntamento all'analisi dell'opera di Raffaello. Bene, in questa che è la scuola di Atene, nelle stanze del Vaticano, Raffaello fa un omaggio dall'amico del suo maestro. Vi avevo detto che Raffaello era allievo di Perugino, che era collega di bottega di Leonardo. Bene, Raffaello in questo dipinto rappresenta Leonardo nelle vesti di Platone dell'antica Atene. È il più grande omaggio che un pittore abbia mai dedicato a un altro pittore, perché Raffaello, genio, aveva capito che Leonardo aveva qualche cosa di più, oltre che pittore e scultore, aveva l'idea, le idee delle idee. Quindi chi meglio di Leonardo poteva diventare il nuovo Platone, alla base della filosofia che i vostri amici del liceo studiano? Bene, in questo caso c'è il ritratto di Leonardo. Immaginate quindi questo straordinario genio che ormai tutte le corti del mondo vogliono contendersi. L'ultima parte della vita Leonardo la passa nei pressi di Parigi, vi dicevo, ad Amboise, a Clos-Lucé, in questa piccola parte legata al castello del re, e dipinge, continua a dipingere questi personaggi sognanti. Guardate il San Giovanni che poi diventa un Bacco, che indica qualche cosa. Leonardo indica sempre una prospettiva futura, indica probabilmente quel mondo delle idee, per questo che Raffaello lo raffigura in quel modo. E analizzando la psicologia dell'uomo, parla della bellezza, ma parla anche della filosofia, parla della scienza e parla in fondo del mistero stesso della vita. Questa parte si chiama cartone, era un disegno preparatorio, un dipinto che vedremo tra poco. Leonardo con una strategia lascia in bianco letteralmente due cose, il piede
e questo indice che indica, e quasi a volere portare lo spettatore a concentrarsi su queste due uniche parti che mancano. Questa è una strategia di grande Leonardo, scenografo e psicologo, e vi dicevo, e questo è il dipinto che lui realizza. È un dipinto anch'esso che si trova al Louvre, si trova con le altre opere che vi ho fatto vedere prima, in un'altra stanza rispetto alla Gioconda, ma il sorriso della Gioconda torna su tutti questi volti. Anche qua c'è l'occasione per parlare dell'universo. Ci parla Leonardo della geologia, delle stratificazioni, guardate che meraviglia, e qua chi di voi avrà la possibilità di ingrandire la fotografia e ha la possibilità di vedere la trasparenza delle acque. E il Leonardo geologo che si interroga sulle origini del mondo e quindi strategicamente decide di utilizzare un azzurro per staccare questa parte con colori più caldi, il Leonardo della botanica, il Leonardo del mondo animale e finalmente Leonardo dell'anatomia, dello studio, della forma perfetta, della psicologia e forse diremmo noi anche dell'anima delle persone. Allora stiamo per concludere questo viaggio e lo facciamo con un disegno che si trova a Venezia, e lui è l'uomo vitruviano. In questo disegno c'è la sintesi mirabile del Rinascimento italiano, perché la forma quadrata e quella circolare rappresentano l'universo e la terra, e Leonardo riesce a fare una cosa dopo 2000 anni. Dovete sapere che lui studiava con dei suoi contemporanei un trattato di architettura che si chiamava Di Vitruvio. Vitruvio era un grande architetto dell'antica Roma, quindi vedete il Rinascimento, antica Roma, che si collegano, e lui fa la cosiddetta quadratura del cerchio, cioè dimostra che l'uomo può essere inserito all'interno di un quadrato, di un cerchio, che vi ripeto rappresentano l'universo e la terra nella simbologia, e l'uomo in questo modo è al centro dell'universo. L'umanesimo che ha fatto nascere il Rinascimento è esattamente questo: metterà al centro l'uomo della terra, ma attenzione, non per appropriarsi della terra come probabilmente abbiamo fatto noi con la nostra civiltà moderna, ma l'uomo deve essere al centro della terra per comprenderla ed aiutarla. E guardate, con visione mirabile, legandoci alla mia materia, e questo soggetto è stato utilizzato, credo, per l'euro più bello di tutta Europa, che è l'euro italiano. Voi avete le due facce della medaglia, dall'altra è questa, perché l'uomo è a misura di tutto, anche dovrebbe esserlo dell'economia. Questa è la sintesi. E guardate in questa rappresentazione grafica, ho tentato, fatelo anche voi, di cancellare le parti e vedete il movimento della persona all'interno del cerchio. Bene, che cos'è quest'idea che indica? Probabilmente la mano iniziale che abbiamo visto è in realtà legata a questo, che è un San Giovanni, ma anche questa è un'occasione per parlare di qualche cosa che va oltre, qualche cosa che va oltre, come questo disegno che lui realizza. Questo è uno dei suoi ultimi disegni, quando già stanco e malato continua a interrogarsi infaticabilmente. Lui, che era il più grande genio di tutti i tempi, dava lezione a noi di umiltà: continua ad andare oltre, non ti fermare. Sembra quasi il messaggio che è da noi. Lui si ritrae, vecchio e stanco, con un bastone, perché ormai era infermo, seduto ad osservare qualche cosa, probabilmente il tempo che passa, sicuramente, ma subito lo vediamo annotare questi vortici d'acqua che singolarmente lui trasforma quasi come in capelli. Vedete, sembrano i capelli di una bellissima ragazza questi. E un interrogarsi continuo, forse anche un po' malinconico. E quest'uomo, il 2 di maggio 1519, lascia la terra, ma ci lascia soprattutto un grande messaggio. E torniamo sul disegno con cui avevamo aperto questo viaggio virtuale. Torniamo a Torino, torniamo a interrogarci davanti a questo autoritratto memorabile in cui lui, con la barba, con le rughe, non disdegna di presentarsi a noi in tutta la sua vecchiaia e probabilmente anche in tutti i suoi limiti. Però quello sguardo sembra interrogarci, sembra chiederci che cos'è stato di tutta questa avventura legata alla conoscenza, alla ricerca. Forse è stato tempo perso, forse sono stato sopraffatto dalle sconfitte, da tutto ciò che ho cercato di realizzare, non sono riuscito a realizzare. Probabilmente no, probabilmente questo è lo sguardo che interroga tutti noi e ci ricorda una cosa: che se tutti noi
cerchiamo di seguire quell'indice che ci indica in fondo la nostra passione, che ognuno di voi ha, ognuno di voi ha una passione da seguire, che si può approfondire nella cultura, bene, se nonostante le sconfitte, le eventuali umiliazioni, ognuno di noi e tu che stai guardando questo video vai avanti, prosegui nella tua ricerca, alla fine vinci. Grazie. Bene. Grazie Franco, ti ringraziamo per questo momento di bellezza e di luminosità. Io chiedo agli studenti grazie che sono collegati con noi, i nostri studenti, se magari abbiano qualcosa da chiedere, se vogliono prendere la parola. Diteci un po'. Diversamente direi che possiamo passare ai saluti del preside. Se devo salutare, saluto, io sono sempre di poche parole. Franco, grazie, veramente ti siamo riconoscenti, è assolutamente un piacere, il prossimo anno lavorerai molto su queste cose, ma ne abbiamo già accennato in qualche forma. Ragazzi, grazie, so che qualcuno di voi avrà interrogazioni e altre cose anche oggi pomeriggio. Abbiamo interrotto la didattica, abbiamo previsto l'interruzione per 3-4 giorni, magari vi annoierete a casa senza gli insegnanti che vi, come si dice, vi stressano, però pazienza, cercate di fare altro, uscire non potete. E giovedì prossimo faremo al rientro un'altra conferenza, assemblea d'istituto, chiamatela come volete, sull'economia post-coronavirus, quindi cambiamo completamente settore, forse molto più tecnico, noioso, meno artistico, meno creativo, però potrà anche essere interessante. Proporremo anche qualcosina per il biennio, speriamo che i pensatori tirino fuori qualcosa di interessante, ma anche i ragazzi potrebbero tirare fuori qualcosa di interessante, qualche idea che potrebbe essere utile. Ciò detto, io vi saluto, vi ringrazio e vi dico buona Pasqua a tutti quanti. Benissimo. Allora, grazie a tutti e arrivederci. È stato un vero piacere. Arrivederci. 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 Ciao Barro. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci.